Buongiorno e benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Ed eccoci qua sempre in diretta dagli studi di Milano News. Sono le 9:41 minuti in questo istante di oggi 23 maggio, oggi martedì, e come tutti i martedì parliamo di periferie. Lo facciamo come di consueto con il nostro ospite direttamente dalla consulta Periferie Milano, Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Walter, chi ci hai portato oggi per parlare di periferie? Per parlare di periferie abbiamo portato Liliana Viganò dell'associazione Atla Onlus, che opera in Cascina Bellaria all'interno del Parco di Trenno, periferia ovest di Milano, verdeggiante periferia ovest di Milano. Beh, benvenuta allora, Liliana, grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi dell'invito, altro Ma che. siamo ben contenti di raccontare anche oggi un'altra di quelle importanti esperienze che avvengono nella periferia milanese. Allora, siamo nell'ovest milanese, dicevamo, Parco di Trenno, al confine proprio del Parco di Trenno. C'era una fatiscente cascina che cadeva a pezzi, questo ormai quasi 30 anni fa, perché insomma da un bel po' di anni, Diciamo un bel po' di anni, un bel sì. po' di anni, non stiamo neanche guardando perché proprio sentiamo troppo vecchi dopo, diciamo un bel po' di anni, Atla è intervenuta e ha fatto quei famosi miracoli delle periferie che spesso vediamo. No, Walter. Sì, Atla, associazione per il tempo libero delle persone disabili. Ecco, che Una cosa fate Liliana, connotazione. Nello specifico? Che cosa fate voi di Atla? Beh, noi facciamo un sacco di cose, devo dire. Noi siamo partiti, come dicevi giustamente, 30 anni fa, non eravamo in Cascina Bellaria, eravamo in un'altra sede, ad occuparci di, a noi piace dire, tempo libero di qualità delle persone disabili. Abbiamo cominciato a organizzare viaggi, organizzare vacanze, eventi culturali, e a un certo punto però la sede in cui eravamo ha cominciato a diventare stretta e quindi avevamo chiesto al Comune di Milano la possibilità di avere una sede. E il Comune di Milano ai tempi ha individuato in Cascina Bellaria, nel rudere di Cascina Bellaria, perché giustamente non era esattamente una cascina, una possibile sede. C'è stata proposta e noi così ce ne siamo un po' innamorati, ci era piaciuta immediatamente e abbiamo pensato che così in potenziale poteva diventare una bellissima sede. Ecco, nello specifico mi dicevi appunto, voi vi occupate del tempo libero di persone con disabilità. Sì, diciamo che più che del tempo libero di persone con disabilità cerchiamo di organizzare progetti attraverso il tempo libero di qualità, progetti di inclusione delle persone disabili. Per quanto possibile ci piace organizzare delle attività e delle iniziative che piacciono a tutti e che possano facilmente accogliere anche persone con disabilità. Quindi nulla di dedicato, ma qualcosa che piaccia a tutti e che possa appunto accogliere anche persone con disabilità. Anche Cascina Bellaria è stata proprio recuperata in quest'ottica, nel senso un posto per tutti, ma veramente in questo caso tutti, scritto tutto in Esatto. maiuscolo, mi verrebbe da dire. Bravissimo, tutti noi Ecco, scriviamo tutti in maiuscolo, non ve non lo sapevo. intendo. Che cosa è stato nello specifico appunto il recupero però di Il Cascina recupero è stata una Bellaria? cosa veramente drammatica, nel senso che ci abbiamo impiegato davvero tanti anni e noi dobbiamo ringraziare tantissimi benefattori, fondazioni che ci hanno dato la mano. Non è stato facile reperire i fondi, però diciamo che alla fine ci siamo riusciti e siamo riusciti a realizzare la cascina quasi al livello in cui la si può vedere oggi. È nata come centro polifunzionale, quindi di fatto è sempre stata ed è ancora la sede dell'associazione, è da lì che partiamo, diciamo, essenzialmente per i nostri viaggi e per le nostre iniziative un po' in giro per il mondo. Noi abbiamo iniziato da subito scambi culturali con gli Stati Uniti e poi successivamente con l'Australia. Ci piace entrare in contatto nei paesi dove andiamo con altre associazioni che si occupano di disabilità, andare a capire che cosa fanno negli altri paesi meglio e che cosa facciamo noi meglio in questo campo. Prendiamo contatti con le istituzioni, ad esempio col Comune di Melbourne abbiamo degli ottimi rapporti, abbiamo addirittura sviluppato dei rapporti di amicizia con alcuni dei funzionari del Comune di Melbourne, per esempio. E quindi diciamo ci occupiamo di viaggi e tempo libero in quest'ottica. Di viaggi, appunto, e la cosa interessante è che parli di viaggi, mi parli di Melbourne, cioè adesso senza nulla togliere alla mia amata Pietra Ligure, però Sì, però. insomma, nell'ottica generale, vabbè, c'è la colonia di Pietra Ligure, no? Che anche mio papà Era fece, voluto insomma, il e discorso dei viaggi invece, così cioè. lontano. Vorrei fare una sottolineatura istituzionale rispetto a Melbourne, Sì. perché
Melbourne è gemellata con Milano. Ah, ecco. E quindi qualche anno fa, in particolare, ATLA guidò, diciamo così, una delegazione a livello istituzionale che andò al Comune di Milano, nella sede del Comune di Milano, della provincia, dell'allora provincia di Milano. Quindi il ruolo di ATLA per certi aspetti non è solamente quello di un'attenzione al sociale, ma è di un occhio e un respiro molto ampio. Il simbolo di ATLA è una farfalla, proprio dall'idea del movimento, del giriamo, dell'attenzione. Questo devo dire che l'allora presidente Lino Brundu, che è stata l'anima e l'artefice di tutta la vicenda di ATLA Onlus, di Cascina Bellaria, una persona, direi, una persona bella, come si suol dire, e molto dedicata agli altri e un po' poco a se stesso, tant'è vero che poi, anche non avendo attenzione per se stesso, è deceduto 4 anni fa. Prematuramente, sì, prematuramente. ecco, c'è l'idea, questa attenzione a 360 gradi, quindi anche nella logica delle attività che vengono promosse per essere una sollecitazione alla città ad estendere e rendere operative determinate intenzioni che alcune volte anche le amministrazioni si pongono, ma che poi non c'è un apparato culturale retrostante che consente la progettazione delle cose a misura di tutti, quel tutti maiuscolo di cui si diceva prima. Ecco, quindi abbiamo una dimensione di ATLA anche come ambasciatrice di Milano nel mondo, direi, a questo punto. E quindi proprio in questo ottica tu, Liliana, stavi ringraziando, appunto, dicevi, benefattori, sì, tutti quelli che vi hanno aiutato, però la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno prima di me: le istituzioni in tutto questo? Beh, diciamo che le istituzioni ci hanno aiutato nel momento in cui ci hanno dato appunto la concessione della cascina e ci hanno permesso appunto di partire con i lavori di ristrutturazione. C'è sempre stata una vicinanza molto discreta da parte delle istituzioni, però diciamo che il grosso del contributo è dato certamente da tutti, quella cerchia di benefattori di cui parlavo prima, e tanto dal lavoro costante, giornaliero, dei volontari. Noi siamo un'associazione di volontari, gestita da persone volontarie, e quindi devo dire che è quella forse, diciamo, la spinta più importante alla riuscita dell'associazione, del lavoro dell'associazione. Ecco, riguardo, sì, a Melbourne, mi piace dire che quando abbiamo cominciato a organizzare questi viaggi intercontinentali, diciamo che abbiamo anche ricevuto alcune critiche da parte di qualcuno dicendo: ma forse portare in giro disabili così lontano un pochino non ne vale la pena, no? L'idea di Lino invece era assolutamente il contrario, cioè se posso andare io deve poter andare chiunque, anzi l'andare in giro con persone disabili, soprattutto agli inizi, era un po' una provocazione, ma sempre positiva, cioè nel senso che noi abbiamo trovato addirittura albergatori che ci hanno detto: ma diteci voi di che cosa dovrei cambiare nella mia struttura per renderla più accessibile. E quindi il fatto di andare in giro poi porta alle persone con cui viene in contatto a riflettere su alcuni aspetti, no? E quindi diciamo che ha un effetto doppiamente positivo per chi partecipa e che per chi entra in contatto con queste delegazioni, diciamo così. Ecco, l'esempio di ATLA e del recupero di Cascina Bellaria è forse uno dei primi a Milano in epoche non sospette, viene a dire. Poi insomma c'è stata una certa proliferazione appunto di cascine, no? Cascine. Però forse, come dire, non è mai troppo, nel senso che, Walter, ci sono tanti, tanti luoghi che possono luogo abitato, vissuto, perché questo però è un tema di approccio culturale anche della classe dirigente burocratica. Questo è proprio uno dei temi. Adesso, tornando un po' a questa iniezione di approccio culturale diverso di cui si diceva prima, Liliana, un po' provocatorio e impositivo, noi abbiamo per esempio un recente capolinea della metropolitana 5 Lilla che non ha spazi parcheggio per disabili.
tenuto conto che ci sono dei grandi spazi, sì, sì, no, che vengono stadio, utilizzati. Ecco, è un tema della progettazione, ma anche di come si concepiscono le cose. Allora, la richiesta che fanno numerose associazioni di spazi, spazi pubblici che non sono utilizzati, non è una concessione, ma la struttura burocratica dovrebbe adeguarsi proprio a fare di tutto perché sia facile utilizzare le cose e restituirle alla città. Cascina Bellaria, tra le altre, è uno degli esempi, perché molto spesso diciamo che partecipano e ci sono iniziative che riguardano tutta quanta la città, le cascine aperte, ma anche l'ospitalità di iniziative fatte dalle varie municipi oggi. Quindi c'è proprio questo osmosi, e invece di essere un luogo abbandonato con tutti gli annessi e connessi che ben conosciamo, la città può diventare veramente ricca. Allora c'è questo approccio, e le intenzionalità, diciamo così, politiche degli amministratori di turno devono sposarsi con quelle che sono le regole burocratiche, perché altrimenti continuiamo ad assistere a una divergenza che non sempre è sanabile. Sì, perché spesso si vede appunto uno scontro. L'intenzione è buona, ma come disse quello là, di buona intenzione è la stregata alla strada che porta all'inferno. E adesso, senza esagerare, però veramente questa dicotomia, chi cerca di fare delle cose si trova ad avere tutta una serie di ostacoli e ad affrontare regole che poi sono state costruite per altri motivi. Quindi dobbiamo un attimino ripensare, no? Quello che è l'impostazione del rapporto pubblico e città, perché il pubblico è al servizio. Sì. Ecco, in questo appunto, però, cioè noi stiamo a seguire, questo ci sono detti tante volte, Walter, le varie campagne elettorali che ci sono state in questi anni, con le periferie sempre messe al centro, con tante buone enunciazioni, come spesso dici tu, Walter, e non si capisce come mai non si riesca poi a trovare veramente un modo un po' più pratico per poter risolvere queste problematiche. Insomma, Cascina Bellaria ce l'ha fatta, ma insomma avete, credo, sputato sangue per anni, ancora oggi non è una cosa ancora così finita e completa, no. O meglio, sicura, ecco, sì, da dire. No, certo. Non avete una concessione a 99 anni, avete c'è stata una prorogata con però molte difficoltà, insomma. Allora, il tema delle periferie... Sta cercando il politically correct in lui in questo sì, momento. Esatto. Il tema delle periferie è un po' come il calcio. Ne parliamo tutti, sì. Dopodiché, come dice mio figlio, che si picca di capirne di calcio, no, bisogna anche capirne. Okay. Non tutti diventano Conte, allenatori, Ancelotti, ci sono tantissimi che cercano di fargli allenatori, però non tutti riescono. E in primo luogo bisogna passare dal famoso e attuale storytelling, raccontiamo storie belle che ci sono, perché poi bisogna dire che uno su mille ce la fa, come diceva quella canzone là. Sì. Ecco, noi dobbiamo cambiare esattamente... questo è interessante, perché questa cosa che ti dice, uno su mille ce la fa, no, però non è che gli altri 999 vanno buttati via, nel senso bisogna... La città è esattamente così. Ah, ecco. Allora... noi possiamo raccontare i casi che riescono, ma noi invece dobbiamo approcciare il tema della complessità e anche della realtà e di ciò che c'è, che normalmente non viene conosciuto. Adesso, il prossimo 8 di giugno a Roma, ci sarà un convegno periferie e cultura, sì, proposto dal Ministero dei Beni Culturali. Milano come si può rappresentare lì? Milano si può rappresentare, io racconto alcuni casi interessanti di teatri presenti magari storicamente in un quartiere della periferia milanese, come il caso del Teatro Ringhiera, anche se adesso ho qualche problema. Sì, proprio strutturale. Oppure io approccio il tema della cultura a Milano al servizio delle periferie, dicendo, ma nelle periferie di Milano ci sono tra amatoriali e professionali 100 teatri, che cosa ne faccio io e che cura ne ha la città e che ruolo possono avere e svolgono questi 100 teatri nel contesto della periferia milanese? Perché se io non leggo questo quadro d'insieme, anche le relative politiche saranno sempre la politica del fiore all'occhiello. Ecco, vedete, io ho fatto una cosa, ma noi
a Milano, che è una metropoli piccola, è la Milano dei 100 quartieri periferici. E quindi quando io ho un caso bello, deve avere la possibilità di essere moltiplicato, ma soprattutto di essere paragonato a ciò che c'è già, perché uh-huh. sono tutte risorse che costruiscono il nervo della tenuta sociale che c'è sul territorio. E è chiaro che se io non vedo questo con una situazione magari problematica, noi abbiamo una condizione giovanile abbastanza problematica, tenuto conto che circa 16.000 minori da 0 a 18 anni sono in carico in una maniera o nell'altra al servizio per la famiglia del Comune di Milano, più di 2.000 minori per ciascuna degli 8 municipi. Allora, se non abbiamo questo approccio complessivo, non riusciamo nemmeno a capire il teatro, che cosa c'entra con questa condizione, e allora non riusciamo nemmeno a capire, se non teniamo conto che sul territorio della periferia milanese ci sono 200 dopo scuola che offrono un accompagnamento didattico ma soprattutto umano a 10.000 ragazzini che lo frequentano e che sono quelli magari con qualche bisogno in più. Se frequentano questi dopo scuola sono retti da associazioni. Allora, se l'occhio non è quello di favorire una persistenza delle associazioni, è chiaro che poi si va dall'affermazione di principio a una realtà che è contraddittoria. Recente, proprio di questi giorni, è l'appello nel campo sportivo che ha fatto il Centro Sportivo Italiano, che è rivolto agli amministratori di ogni livello del Comune di Milano, ma anche della città metropolitana di Milano, che è un po' un grido d'allarme per dire: guardate, noi siamo firmato da 200 associazioni sportive, dove noi ci siamo, però se non guardate alla nostra condizione rischiamo di chiudere, quindi la presenza nei quartieri, nei piccoli comuni e quant'altro. Ecco, questa è l'ottica con cui bisogna guardare, e gli amministratori devono avere esattamente questa ottica complessiva, perché altrimenti viene meno la loro funzione amministrativa, non è quello di risolvere un problema particolare. Il problema particolare lo risolve ATLA. No? Ma il problema generale di un amministratore e di una struttura burocratica mi crea uno scenario in cui ATLA possa poi operare, uno scenario uno scenario operativo, sì, proprio possono essere supportate e aiutate e possibilmente coordinate, perché giustamente se tutte queste realtà virtuose, che come dicevi giustamente tu, sputano sangue per andare avanti e per riuscire a farcela, bisognerebbe davvero non limitarsi ad analizzare quelli che riescono, ma andare a vedere le motivazioni per cui tanti non riescono. Cioè, sarebbe interessante appunto fare una specie di festival del fallimento positivo, chiamarlo. Sì, bravissimo, perché non ce l'hanno fatta? Vediamo, in modo che ci riproviamo e magari questa volta funziona. Andiamo a vedere che cosa potrebbero fare o avrebbero potuto fare le istituzioni per evitare questi fallimenti. Io di ATLA dico: noi stiamo andando avanti da tempo, abbiamo tra l'altro avviato altre attività orientate più al lavoro e non tanto al tempo libero, ormai da 2 anni, però le fatiche sono immense, immense. E ricevere degli aiuti, no, che non necessariamente sono aiuti finanziari, ma possono essere facilitazioni a livello generale operativo, potrebbe essere davvero, fare davvero la differenza. Io immagino le tante difficoltà che avete avuto, ad esempio voi avete aperto anche un ostello adesso, un ristorante. Immagino che vi, adesso, nel senso, ma perché la legge è questa, nel senso, non è che sto dicendo che ci sono gente più cattiva o meno cattiva, siete trattati della stessa maniera in cui un qualsiasi privato apra un ostello o un ristorante qualsiasi. Forse bisogna avere una certa sensibilità in più, considerando verso certe, il fatto che non vuol dire niente regole e far west, ma mi piace Walter che stamattina scalpita. No, perché questo della burocrazia e della possibilità, cioè è il punto determinante, il punto chiave, perché quanti iniziano a fare delle cose con buona volontà e quant'altro, dopodiché trovano tutta una serie di barriere e allora prendono l'abbandono e magari si dedicano in a altre tutte cose, le campi, mi viene da dire, nel senso che sia nel privato, nell'imprenditoria, che nel sociale, diciamo, ecco, nel sociale forse uno storce ancora di più il naso. Quello che dobbiamo costruire, Milano è abituata agli eventi. Sì, no? Le week, ormai una settimana unica. Queste grosse e interessanti iniziative che potrebbero poi avere una ricaduta di continuità, ma molto spesso non l'hanno, proprio perché ragionare in termini complessi è complesso,
richiede tempo, ed è chiaro che il risultato più immediato, io faccio un evento e ho anche raccolgo i frutti operativamente parlando. Piano City finito ieri. E quindi queste iniziative sono importantissime perché mettono a fattor comune tante energie che la città ha. Il problema, come abbiamo detto più volte, è che non sono adeguatamente distribuite, e quindi chi ce la fa, e chi non ce la fa rimane lì. Allora, quello che bisogna fare anche su gli aspetti delle regole operative, che non devono essere delle facilitazioni per qualcuno rispetto a qualcun altro, ma ci deve essere proprio una riflessione continua, costante, che paradossalmente giorno per giorno monitori quello che avviene, le regole come sono applicate, e quindi mantenendo un sistema di regole, però le adegui a quelle che sono lo sviluppo di tutto quello che noi diciamo che è bello e buono e che deve essere costruito, e non il contrario, che siano una serie di balzelli, limitazioni, paletti e quant'altro, perché è perché si dice che abbiamo sempre fatto così, ma le regole che sono state costruite 40 anni fa non sono assolutamente quelle che oggi noi a livello di principio affermiamo, però agiamo utilizzando le regole di 40 anni fa. Fuori onda, prima parlavamo di questo, tema, e mi dicevi che anche lo stesso sindaco lamenta un po' questa lentezza, questa velocità, questa discrepanza, diciamo, tra la vita politica e la vita reale, sì, mi viene da dire, di velocità, di tempi. Da questo punto, noi ne siamo l'esempio proprio eclatante. Da questo punto di vista direi, passato sindaco, per non parlare di questo, ma solamente con un piccolo accenno, su questo aspetto del tema della burocrazia, a Figino, incontro promosso dal coordinamento comitati milanesi, diciamo così, di metà mandato, rispetto a quello di inizio mandato che era stato fatto appunto nell'estate del 2011, no? Due anni e mezzo dopo, verifica di metà mandato. Il sindaco Zapia allora disse che aveva incontrato una macchina burocratica che era molto complessa e che non si aspettava che fosse così complessa, e anche che rallentasse un po', no? Rallentasse un po' tutte quelle che erano le iniziative. Oggi come oggi, a un anno sostanzialmente dall'inizio di mandato, il sindaco Sala ripropone un pochettino lo stesso tema, perché ha chiesto a tutti quanti, assessori e quant'altro, anche alla direzione periferia che è stata costituita da circa un anno, un'accelerazione di passo, no? E anche il responsabile della direzione periferie adesso verrà sostituito, perché insomma sembra c'è un mutamento, per cui il tema delle periferie non è così facile. E no, appunto, ma perché sembra che chiunque vada lì trova questa macchina lenta e tutto, ne rimane sconvolto, chiede, ma poi ed è chiaro che quello dopo dice ancora, ho trovato quello lento ma non va. Ed è chiaro che con un'impostazione centralistica, sì, che ha il comune di Milano, e anche un po' una mentalità che c'è centralistica, è chiaro che le periferie, che non sono quelle degradate, ci sono quelle degradate e non degradate, sì, no? Sì. Ma sono ai margini dell'attenzione e della considerazione. Per quello che noi abbiamo, tutti questi spazi liberi, le proprietà pubbliche dell'ERP hanno più quasi 1000 spazi artigianali e commerciali vuoti. Allora è chiaro che non sono il centro di Milano, no? Sono i margini, e vabbè, prima o poi uno rispetto alle priorità si ritorna sempre a quel tema. Appunto. Per quello che adesso il tema di fondo è proprio questo centralismo a Milano, è stato costruito in particolare con l'annessione dei vari territori comunali, abolendo i municipi che c'erano. O noi con i nuovi municipi che ci sono adesso restituiamo una capacità amministrativa adeguata alle esigenze del territorio, altrimenti continueremo a parlare di periferie, ma non è il primo anno che si parla di periferie, se ne parlava negli scorsi mandati, limitandoci a questo aspetto dell'amministrazione del territorio, il territorio, che è diverso tra centro e periferia, senza alcuna discriminazione, però se uno non si rende conto di questo basta andare in giro, con anche diverso, perché sul territorio periferico ci sono, dicevamo prima, tantissime energie, e anche diverso di questo rispetto al centro, ci sono tantissime energie e creatività, per cui la logica non è andare nelle periferie vuol dire
raccogliere idee, raccogliere esperienze che però devono essere messe a sistema, altrimenti sono esperienze particolari. Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione, abbiamo sforato come al solito il nostro tempo. Mi spiace perché sarebbe da dire davvero tantissimo altro su Cascina Bellaria. Avete delle realtà fantastiche, avete un parco giochi, ad esempio, mi diceva che forse l'unico a Milano. Adesso non so se sia esattamente l'unico, comunque è uno dei pochissimi, diciamo così. Il primo sicuro, sicuramente il primo. Forse l'unico. Un parco gioco accessibile che abbiamo fortemente voluto e che tra l'altro è stato una bellissima esempio anche di progettazione partecipata, perché poi avevamo coinvolto le scuole del territorio, portando degli elementi di riflessione sul diritto al gioco anche presso i bambini che hanno come è fatto un parco gioco accessibile, uno si immagina non è che è perché è aperto e accessibile, appunto è un parco giochi, semplicemente. Okay. Ad esempio ci sono delle pedane con una inclinazione molto controllata che permettono ai bambini di tutti i tipi di salirci agevolmente. L'altalena magari ha qualche accorgimento per poter accogliere anche bambini in carrozzina, però nel suo complesso sembra un bellissimo, colorato e divertente parco giochi. Anzi, quindi appunto accessibile a tutti, e quindi anche i bambini, diciamo, non so, quel bruttissima parola, normodotati, che fa venire. Però diciamo, anzi, è divertente proprio anche per tutti, nel senso che anzi è diverso dagli altri parchi, esatto, anche, quindi esatto, è divertente anche per quello. Sì. Lo si trova appunto in Cascina Bellaria, a Treno, in via Cascina Bellaria, quindi non potete, cioè, 90, giusto? Che insomma è semplicissimo da trovare. C'è la fermata dell'autobus davanti, giusto? L'autobus si ferma davanti. Certo. 64. La 64, tra l'altro, nei prossimi giorni, proprio il 4 giugno, festeggeremo l'anniversario dell'inaugurazione. Ogni anno festeggiamo la, quindi una grande giornata, gira solidarietà, una grande giornata di festa, immagino, tante attività, una grandissima giornata di festa che tra l'altro quest'anno ospiterà una raccolta fondi particolarmente importante per un bambino, Dennis, che ha bisogno di fondi per affrontare un percorso terapeutico, e quindi tra le varie iniziative diciamo verrà lanciata anche questa raccolta fondi, e noi siamo felicissimi. Allora ricordiamolo a chi ci sta seguendo da casa, il 4 giugno, gira solidarietà. Ci saranno anche, al di là delle manifestazioni teatrali, feste, eccetera, ma ovviamente le nostre tradizionali grigliate, e quindi invito tutti a venirci a trovare. Cascina Bellaria è sede anche dei concerti di periferia promossi dalla Consulta Periferia Milano, quindi insomma tante buone iniziative, tanti buoni motivi per andare a Cascina Bellaria a vederlo, mangiare. Il ristorante è sempre aperto, come funziona? È aperto al mezzogiorno, a pranzo, da lunedì al venerdì, poi siamo aperti giovedì sera, venerdì sera e sabato sera, e poi la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno. Ecco, alla quindi carta, piuttosto che pranzi di lavoro. Perfetto. Cioè una dinamica per cui è un centro, infatti, interessante, proprio dove quello non è chiuso ad appannaggio di qualcuno, ma si apre con le modalità anche per sopravvivere. Il nostro staff poi è inclusivo. Tutta una serie di iniziative costano, e quindi bisogna anche recuperare nella quotidianità dei fondi. Vorrei fare solamente una piccola sottolinatura storica, perché poi nelle periferie chiudi tu, Walter, allora vai. Accadono le cose più strane. Nel dicembre di una decina di anni fa, dove noi come Consulta Periferia Milano avevamo l'occasione di entrare in Atla, perché? Perché c'era una mostra, La periferia al centro, e chi è che è venuta a inaugurare, la madrina di questa mostra era Naomi Campbell. Per cui Naomi Campbell è venuta nella periferia ovest di Milano a inaugurare una mostra sulla periferia di Milano. Qualcuno ha osservato, ma ha fatto più Naomi Campbell per la periferia di Milano che tanti che abitano le periferie. Adesso, al di là di questa semplice battuta, però dire come c'è una ricchezza, una serie imprevedibile anche di cose, grazie a tutta una serie di energie che sono presenti continuativamente nel territorio e sono anche l'elemento della riflessione politica, della partecipazione, e quindi dovrebbero essere chiamate anche in alcune occasioni a progettare quelli che sono i servizi, quelli che sono le politiche culturali, perché non si fanno a tavolino, ma proprio a partire da esperienze in una visione complessiva. Perfetto, grazie mille Walter, Liliana, grazie mille davvero per la vostra esperienza, per quello che ci avete portato grazie oggi, e siamo ben contenti di raccontare le realtà come la vostra, che insomma fanno tanto e bene
alle periferie, a Milano e direi al paese in generale. Grazie mille davvero. Grazie. Walter, noi ci vediamo martedì prossimo. Vediamo anche un pranzo alla Cascina Bellaria, va bene, perché no? Grazie mille a tutti, grazie mille anche a voi che ci avete seguito da questa mattina dalle 7:30 in diretta con i nostri telegiornali e in quest'ultima mezz'ora in compagnia di Consulta Periferie Milano. Noi ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News. Oggi è martedì, quindi ricordatevi ore 19:30, Corto Milanese, in onda sempre su Milano All News, per parlare di cultura, spettacolo, arte, diciamo il mondo dello spettacolo a Milano, raccontato da chi questo mondo lo fa, cioè da chi lavora nel mondo appunto dello spettacolo. Grazie mille, arrivederci e a presto!